arrestato il rapinatore della farmacia di Cafaggio. Aveva messo a segno due colpi in 15 giorni. Addio a Luca Ronconi. A Prato fondò il laboratorio che rivoluzionò il teatro in Italia. Era cittadino onorario. Solo un punto per il Prato che pareggia 1-1 sul campo del Gubbio. La zona salvezza rimane lontana. Un caro saluto, un buon inizio di settimana ai telespettatori di TV Prato e benvenuti alla prima edizione di settimanale del nostro telegiornale. Andiamo subito a vedere la prima notizia per oggi. Arrestato dalla polizia il malvivente che aveva compiuto due rapine nel giro di 15 giorni alla farmacia comunale di Cafaggio. Decisiva la testimonianza di un cliente. Ha messo a segno due rapine nel giro di due settimane alla stessa farmacia comunale di Via Roma, a Cafaggio, ma dopo il secondo colpo, sabato scorso, è stato arrestato dalla polizia. Gli uomini delle volanti lo hanno rintracciato nella sua abitazione di Paperino. Il rapinatore è un cittadino di 46 anni, nato in Francia ma pratese di adozione. Di fronte alle contestazioni degli agenti si è messo a piangere, ha restituito il bottino della rapina e ha ammesso la responsabilità anche del secondo colpo, compiuto lo scorso 5 febbraio con modalità identiche a quelle di sabato. Ha commesso il fatto verso le ore 17 nella farmacia comunale, brandendo un coltello e minacciando la dottoressa lì presente che svolgeva il suo lavoro. Dopo aver portato via l'incasso, 210 euro, si dava precipitosa fuga. Tuttavia le volanti, dopo i primi accertamenti, dopo aver visualizzato le immagini di videosorveglianza, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili, riuscivano a rintracciarlo nella sua abitazione e a trarlo in arresto. Decisiva ai fini dell'arresto la testimonianza di un cliente che ha riconosciuto il rapinatore. L'uomo aveva altri precedenti. Nel 2007, sempre a Prato, aveva già messo a segno una rapina ad un ufficio postale. Con quello di sabato salgono a 15 gli arresti compiuti da inizio anno dalle volanti per furti, scippi e rapine, una risposta all'escalation di episodi di microcriminalità avvertita nelle ultime settimane. Sotto il profilo della prevenzione, oltre alle 3 o 4 volanti per turno, c'è stato un incremento dei controlli grazie al nucleo di prevenzione crimine di Firenze, che interviene più di frequente a Prato per servizi straordinari. Noi abbiamo con cadenza settimanale circa 4 volte delle pattuglie del nucleo di prevenzione anticrimine che arriva da Firenze. Questo significa 7-8 equipaggi a settimana in più che vanno ad affiancare le volanti, e le volanti possono dedicarsi più agli interventi, invece il nucleo di prevenzione anticrimine può maggiormente controllare il territorio. Dopo le spaccate ai negozi anche la banda del buco. Stanotte i ladri hanno tentato il colpo nel negozio di abbigliamento Piazza Italia all'interno dell'Omnia Center. Come è avvenuto una settimana fa in Viale della Repubblica, quando ignoti sfondarono il muro tra un bar e un negozio di telefonia, anche questa volta i ladri hanno sfondato una parete, questa volta in cartongesso. L'allarme ha però messo in fuga i malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E cambiamo argomento. Se n'è andato a 81 anni Luca Ronconi, il regista che ha reso grande il teatro Metastasio con il suo laboratorio di progettazione. Il 15 novembre scorso Prato gli aveva reso omaggio con il conferimento della cittadinanza onoraria. Vediamo. La nostra città piange l'intellettuale che ha reso grande il suo teatro. Il regista Luca Ronconi è morto sabato sera a Milano, all'età di 81 anni. Grazie all'indimenticabile esperienza del laboratorio di progettazione teatrale che fondò a Prato nel 76 e che diresse fino al 79, Ronconi ha rivoluzionato la scena italiana scrivendone una pagina fondamentale. La morte potrebbe essere stata causata da un virus che il maestro avrebbe contratto di recente e che avrebbe complicato la sua situazione di salute già compromessa dalla dialisi. Proprio a Ronconi, in occasione del 50° anniversario della riapertura del Teatro Metastasio, era stata affidata l'inaugurazione della nuova stagione. Nell'ottobre 2014 aveva portato così in scena la danza macabra di Strindberg. Un mese dopo, di nuovo a Prato, per il conferimento della cittadinanza onoraria il 15 novembre. In quella occasione Ronconi aveva rievocato quegli anni e quel teatro, prima in Palazzo Comunale e poi sul palco dello Stabile della Toscana. Alcuni collaboratori, ancora non attori, con cui ho lavorato a Venezia in qualche modo. Cito Luigi Nono, cito Gaia Ulenti soprattutto, cito Dacia Marini e cito Umberto Eco e probabilmente anche degli altri. Dissi: vogliamo provare a
inventarci. Io, dissi, io per quello che è il mio specifico, ma insieme a immaginare, per carità, non l'Olimpo, ma qualche cosa di fattivo, no? Dal momento che una città ci propone di ospitarci, di fare una proposta per questa città. Ecco com'è nato. Con la morte di Luca Ronconi, Prato perde un grande maestro, un uomo che ha contribuito a far conoscere la nostra città al mondo e che ha portato il Metastasio a diventare un grande teatro. Sono le parole del sindaco Matteo Biffoni, che ha subito espresso, a nome suo e di tutta la giunta, il cordoglio per la scomparsa del regista. Una voce fuori dal coro nella drammaturgia contemporanea che ha promosso un teatro di concetto vivido e pungente, che va al di là della mera esteriorità e punta alla comprensione della dimensione più profonda della realtà. Un desiderio e una necessità di pensare il teatro come una forma di conoscenza di una o anche più realtà. Come più possibilità di leggere i fenomeni reali. E parliamo ancora di spettacolo. Ancora una volta i costumi realizzati a Prato sono abiti da Oscar. La costumista italiana Milena Canonero è stata premiata con la statuetta per i migliori costumi realizzati per Grand Hotel Budapest, il film di Wes Anderson. Per la costumista si tratta del quarto Oscar. I costumi usati nel film Grand Hotel Budapest sono stati prodotti dall'azienda pratese Hobby Stock di via San Giusto, un'azienda che già in passato più volte ha prodotto costumi premiati con Oscar. Parcheggio e pochi posti letto sono queste le problematiche del nuovo ospedale, segnalate con maggior frequenza al centro per i diritti del malato. 350 tra contatti telefonici e diretti di persone che in qualche modo hanno avuto problemi con la sanità. Sono i numeri del Centro per i diritti del malato di Prato relativi al 2014. Problematiche pratesi, ma non solo, perché non mancano persone da fuori regione che si sono rivolte al centro per segnalare disservizi. Problemi di relazione e carenza di comunicazione sono le questioni segnalate con più frequenza. Dopo aver raccolto la segnalazione, il centro si attiva per cercare una soluzione. Spesso si va per la conciliazione, ma nei casi più gravi non mancano le cause, ed è per questo che il Centro per i diritti del malato si appoggia ad uno studio legale. Sono 5 le persone che in maniera volontaria dedicano tempo all'attività. Lo sportello del centro, attivo all'interno dell'ospedale, è aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Per quanto riguarda il Santo Stefano, le segnalazioni dei pazienti si riferiscono soprattutto al costo del parcheggio e alla mancanza di posti letto. Per fortuna il nostro ospedale è un ospedale in cui ci sono molte eccellenze, per cui dal punto di vista sanitario siamo molto tranquilli. Sono tante piccole cose messe insieme, però formano dei macigni alle volte. Il problema dei posti letto, il problema del parcheggio. In questo momento è molto sentito la mancanza del distributore delle bevande e delle merendine, perché sembra una banalità, ma invece per chi deve rinunciarci è una cosa molto importante. Un inaspettato fiocco rosa su un'ambulanza della Misericordia di Chiesa Nuova. Ieri sera, intorno alle 20:30, tre volontari dell'Arciconfraternita in servizio su un mezzo di soccorso hanno fatto nascere una bambina. Tutto è partito con una chiamata di soccorso al 118, che ha visto l'intervento di una squadra della Misericordia di Chiesa Nuova. Arrivati sul posto, in via del Cilianuzzo, i soccorritori hanno trovato una donna nigeriana assieme al marito e in avanzato stato di travaglio. I volontari hanno assistito rapidamente la donna con l'aiuto della centrale del 118. Nel giro di pochi minuti la bimba è venuta alla luce ed è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano insieme alla madre. Entrambe stanno bene. È una tradizione che si ripete da 439 anni. Festa grande ieri a Vernio per la rievocazione storica della cosiddetta pulendina. Si è celebrata in questa domenica appena trascorsa la 439esima festa della polenta. Il numero di edizioni fa capire quanto questa manifestazione affondi le sue radici nel tempo. Sin dal 1512, quando una terribile carestia colpì la zona, a seguito dell'invasione spagnola e del sacco di Prato. La popolazione di Vernio si salvò grazie anche ai conti bardi, i quali ordinarono la distribuzione della polenta fatta con la farina di castagne, con aringa e baccalà. Anche quest'anno la pulendina, organizzata dalla Società della Miseria e dal Comune di Vernio con il patrocinio della provincia di Prato e della regione toscana, segna un importante momento per l'identità e la promozione del territorio.
Una storia importante quella di Vernio e dei Contibardi che cerchiamo in ogni modo di valorizzare in modo da avere anche altri sbocchi turistici, culturali per la nostra comunità intera, non solo di Vernio ma di tutta la Valle del Bisenzio, perché per noi anche da questo passa il rilancio della nostra vallata. Oltre a una serata dedicata alla scoperta delle origini della festa, questa edizione ha visto per la prima volta la rievocazione degli antichi mestieri. Poi il tradizionale corteggio storico, la lettura della pergamena, il saluto del sindaco e del presidente della Società della Miseria, l'esibizione dei gruppi storici e, ovviamente, la distribuzione della regina della festa, la polenta. Ora siamo qui a preparazione della polenta per portare all'autorità e poi dopo nel pomeriggio si apre la manifestazione a tutti i partecipanti di fuori, da Mitrofi, da tutte le parti. Io con questo vi ringrazio da parte della Società della Miseria e vi ringrazio come capo della cucina, Pieraccini Bruno. Grazie e arrivederci e buon appetito a tutti. E passiamo allo sport con il calcio. Il Prato rimane in serie positiva, ma non va oltre il pareggio sul campo del Gubbio. Ascoltiamo i particolari nel servizio di Massimiliano Masi. Passeggiando in bicicletta, tanto a te. Bocalon ci prova, ma Iannarilli disinnesca la bicicletta del centravanti del Prato. Al Bruno Barbetti di Gubbio finisce 1-1 il match tra Eugubini e Lanieri. Meglio il Prato nel primo tempo, meglio il Gubbio nella seconda frazione di gioco. Pareggio, giusto. Primo acuto della partita con Bocalon, tiro fuori misura. Occasione per il Gubbio, Rinaldi fa una mezza frittata, Lasischi si trova di fronte a Gazzoli, ma il portiere del Prato è super in uscita. Poco dopo la replica della formazione bianco-azzurra, Bucalon in rovesciata, Iannarilli è reattivo, manna per i fotografi. Ancora il Prato con Santini, Iannarilli è però tipo tosto. Replica Eugubina con Vetriano, tiro fuori misura. Il Prato passa nel finale di prima frazione di gioco, Santini illumina e Bomber Bocalon è sempre al posto giusto nel momento giusto, 1-0 per il Prato. Nella ripresa la partita è davvero incandescente, emozioni a raffica, Gubbio arrembante, prima Kais, tiro fuori misura, poi è Tutino di testa ad impegnare severamente l'attento Gazzoli. Ancora la squadra di Leonardo Acori, gol annullato a Kais per fuorigioco su assist di Loviso. Il Gubbio protesta. Il Prato prova ad alleggerire la pressione con Urso, tiro deviato ancora dall'attento Iannarilli. Il Gubbio riesce a pervenire al pareggio con il guizzo di Mancosu, imbeccato dall'indemoniato Kais. 1-1 e partita nuovamente in equilibrio. Nel finale di gara il Prato ha l'occasione per fare il colpaccio. Grifoni crossa per la testa di Bocalon. Lasischi riesce a deviare la conclusione del bomber Laniero. Ultimo sussulto del match di Marco Eugubina. Guerri calcia di precisione, ma Gazzoli si conferma reattivo. Finisce 1-1. Il Prato prosegue la propria striscia positiva ed esce ufficialmente dalla zona play-out. Sospinto dalle reti di Bocalon e dalle parate di Gazzoli. Portiere e centravanti. Le certezze Laniere, mica cosa da poco. Dopo il calcio ci colleghiamo con gli esperti del Consorzio Lama Toscana per le previsioni meteo. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lama. Diamo subito uno sguardo alle ultime immagini del satellite. Possiamo vedere ancora una intensa nuvolosità che sta interessando il Mediterraneo orientale e la Grecia. Una nuova perturbazione attualmente sulla Francia in avvicinamento all'Italia e invece presenta un intervallo di cielo generalmente poco nuvoloso sulle regioni centro-settentrionali italiane, quindi un temporaneo aumento della pressione. Tuttavia già da domani è previsto un nuovo peggioramento per la perturbazione che ho appena citato sulla Francia. Passiamo adesso a vedere quindi la previsione per la giornata di oggi, quindi poi per il pomeriggio sera di oggi. Cielo generalmente poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, qualche addensamento più consistente potrà interessare le zone appenniniche, ma non sono previste precipitazioni. Addensamenti saranno più probabili sui versanti orientali dell'Appennino. I venti saranno generalmente settentrionali, deboli sulle zone interne fino a localmente moderati sull'arcipelago e sul litorale centro-meridionale.
La tendenza per la giornata di domani, ecco il peggioramento preannunciato. In mattinata sono previste già le prime piogge sulle zone di nord-ovest, con qualche nevicata in Appennino oltre i 900 mm di quota. Nel corso del pomeriggio e della sera i fenomeni tenderanno ad estendersi a tutta la regione. La quota neve in Appennino potrà scendere fino a 500-600 metri di quota, in particolare dalla sera. Qualche nevicata in serata anche sulla Miata, sempre intorno ai 500-700 metri. I venti tenderanno a rinforzare, saranno venti ancora settentrionali, di maestrale, in particolare sull'arcipelago e sul litorale, tenderanno a divenire forti dal pomeriggio e dalla sera, con mari generalmente molto mossi a largo in serata. Le temperature subiranno un calo nella seconda parte della giornata di domani. Con questo dall'Amma per il momento è tutto. E chiudiamo anche questa edizione del telegiornale. Il prossimo TG torna questa sera, come di consueto, alle ore 20:30. Grazie per averci seguito e arrivederci.